Bella a tutti ragazzi, c'è Hyflex che vi parla ed oggi siamo in questo video dove andremo a provare questo oggettino chiamato Fidget Spinner che sta spopolando in questi ultimi giorni. Però prima volevo dirvi due cose importanti. Allora, il video non durerà molto perché i problemi che sapete, allora, il PC è da aggiustare, non posso montarlo, non posso fare nulla. Quindi, anche per i nuovi che sono arrivati nella live stamattina, allora, il PC è rotto, quindi è da aggiustare. Mi arriverà molto probabilmente, raga, per tutti, questo vale, la prossima settimana. Quindi, la prossima settimana ci saranno dei video spa che spacchi, proprio boom! Cioè, dei video bellissimi. Comunque, vi racconto un attimino la storia di questo fidget spinner. Allora, praticamente il fidget spinner è stato inventato circa nel 1995 da una donna. Però questa donna non aveva abbastanza soldi da continuare a finanziare il progetto e mandarla avanti. Quindi, per sua sfortuna, ha dovuto rinunciare a questo progetto, qui. E questo progetto l'ha continuato un'azienda. Ora che questo oggetto va molto di moda, questa azienda si è fatta veramente tantissimi soldi, quindi questa povera donna che si è inventato l'oggetto non ha guadagnato nulla e sta guadagnando tutto l'azienda che ha continuato il progetto. Comunque, raga, per quanto riguarda le mappe planata, devo comprare le mappe planata perché avevamo fatto una sfida con Dandy, però c'è stato un problema. Queste mappe planata non le ho potute acquistare ancora perché cioè, vado a schiacciare e non me li fa comprare. Non so per quale arcano motivo, però non me li fa comprare. Quindi, boh, non so che dire. È così, vabbè, non fa nulla. Poi, volevo dire una cosa importantissima. Allora, sul canale, allora, ritorneranno veramente tantissima gente che era già comparsa, però poi gli è venuta l'ebola, è morto, poi è risuscitato. Quindi vedete gente che già è apparsa. Qualcuno già si è fatto le prime idee, vero? Scrivetemi sotto nei commenti chi pensate che torna. Se qualcuno indovina, non gli dirò nulla perché non voglio spoilerare. Però voglio vedere se riuscirà ad indovinare chi ci sarà sul canale prossimamente. Dai, commentate, raga, vediamo. Poi, raga, una cosa, io non vi voglio dare il numero di telefono, non per male, però almeno un minimo di privacy la vorrei continuare ad avere. Quindi, comunque, c'è Telegram. Io ho Telegram. Quindi, se volete scrivermi o chiamarmi, perché comunque su Telegram ora hanno aggiunto l'impo. Cioè, che si può chiamare. Quindi, se volete, potete chiamarmi. Poi, se volete scrivermi qualcosa, me la potete scrivere su Telegram. Mi rispondo a tutti i messaggi. Poi, per vincere contro i feed, potete unirvi alla mia pagina Telegram. Che io li manderò sempre i feed quando uscirà un mio nuovo video. Li mando anche sul gruppo Telegram. E comunque così sapete quando uscirà un mio nuovo video. Comunque scrivetemi chiocciola IF, cioè iFlex, solo che al posto della E c'è il 3. Ora andremo a provare questo fidget spinner. Vedremo comunque che si possono fare anche tipo dei trick shot. Guardate qui quanto sono potente con un dito a primo colpo. Mamma mia, quanto sono forte. Tra l'altro non ce l'ho mai riuscito a primo colpo e oggi ce l'ho riuscito. Cioè, parlo appunto per il vlog. Cioè, comunque, si possono fare tanti tipi di trick. Cioè, si può mettere anche qui a terra per farlo girare. Cioè, tante cose si possono fare. Però è veramente bello. Cioè, comunque, raga, per questo video è tutto. Posso farlo durare tanto. Devo dire un'altra cosa, non lo posso dire. Per questo video è tutto. Ricordo di lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale. Commentate. Dai, Flex, è tutto. Bella.